Sei di Circello, tu? Sembrava di conoscerti. Vado proprio da quelle parti. Se vuoi, posso darti un passaggio. Volentieri. Tra Cuffiano e Circello. Un soldato torna a casa. Pochi giorni può restar. Tanto ha camminato. Camminato, tanto ha camminato. È impaziente d'arrivar perché tanto ha camminato. Niente male, è un bel posticino, ma che accidenti di mestiere è il mio, sempre in cammino, senza un soldo. Ma guarda che disordine, ho perso il mio San Giuseppe, no, eccolo. Continua a frugare, tira fuori dei sacchetti, delle cartucce, uno specchio, ma il ritratto dov'è? L'ha ritrovato. Cerca più in fondo, trova un piccolo violino. Si vede che è a buon mercato. Bisogna sempre accordarlo.
dammi il tuo violino. No. Vendimelo. No. Scambialo con questo libro. Ma non so leggere. Non serve saper leggere, è un libro, ti dico, un libro, una cassaforte. Bisogna solo aprirlo e poi titoli, banconote, oro. Come prima cosa me lo mostri. Sono perfettamente d'accordo. A termine, a vista, corso dei cambi, non c'è modo di capire. Lo leggo, ma non capisco nulla. Vai avanti e capirai. E poi, signore, se questo libro vale tanto, sappia che il mio violino è costato tanto. Ragione di più. Allora va bene, siamo d'accordo. Termine, a vista, corso dei cambi, borsa di sabato 31. Ma che giorno è oggi? Mercoledì. Mercoledì 28. Guarda, guarda. È un libro che predice il futuro. Buffo questo. Tu verrai a casa mia. A fare cosa? Non funziona. Devi venire ad insegnarmelo. Ho solamente 15 giorni di licenza. Ti presterò la mia carrozza. Andrai veloce. E mia madre, che conta su di me? E mi aspetta anche la mia fidanzata. La rivedrai tra qualche giorno. Dove abitate? Alloggiato, nutrito, lavato, la mia carrozza a disposizione, 2 o 3 giorni, un piccolo cambiamento. Dopodiché, ricco per sempre. Bene, come lei vuole, come vuole, le dico, e seguì il vecchio a casa sua. Giuseppe non fu ingannato, bevve e mangiò a sazietà. Insegnò al vecchio come suonare il violino ed imparò ad usare il libro. Il terzo giorno il vecchio chiese a Giuseppe: «Sei pronto? Ma prima di tutto hai dormito bene? Ho mantenuto quello che ti avevo promesso?» E Giuseppe rispose di sì. «Allora sei contento?» «Oh sì, andiamo!» Salirono sulla carrozza che incominciò a salire nel cielo. Giuseppe voleva scendere, saltare. Impossibile. Sei contento? Sei sempre contento? La carrozza scivolava nell'aria sopra i campi, ma quanto tempo? Non c'è più il tempo. Poi, di nuovo, tutto come prima. Tra Cuffiano e Circello. Un soldato torna a casa. Pochi giorni può restar, tanto ha camminato. Camminato, tanto ha camminato.
impaziente d'arrivar perché tanto ha camminato. Bene, ci siamo, a casa. Buongiorno, signora Maria. È nell'orto. Come va? Non sente, ma ecco Luigi. Ehi, Luigi! Passa nel prato con il suo carretto. È Luigi, un vecchio amico. Ma come? Che succede? Neanche lui mi risponde. Luigi, mi riconosci? Sono Giuseppe. Giuseppe il soldato. Te lo devi ricordare. L'altro continua il suo cammino e lui il suo. Ecco la scuola, con la campanella e gli attrezzi. Giuseppe, sono Giuseppe, vi ricordate di me? Ecco il forno, l'albergo e dovunque gente. Ma che cosa succede? Avranno paura di me? Giuseppe! Ma le porte si chiudono, stridendo nei loro cardini arrugginiti. Poi pensa a sua madre. L'ha vista venire ed è scappata gridando. Ho la mia fidanzata! Sposata. Due figli. Oh, brigante! Brigante! Ora so chi sei. L'ho capito. Ce n'ho messo di tempo. Non sono 3 giorni. Sono 3 anni. Mi hanno preso per un fantasma. Sono morto tra i vivi. E adesso che cosa fa? Brigante! Maledetto brigante! E adesso che vuoi fare? Brigante! Taci! E adesso che vuoi fare? Hai dimenticato tutto? E quel libro ben rilegato? È con le mie cose. Allora hai più del necessario. E poi sei un soldato, no?
Fai vedere come obbedisci. Attenti! Riposo! Dove hai messo il libro? Prendilo! Un libro che vale milioni, milioni! Fai attenzione. Quello che è mio, quello che è tuo. A ciascuno il suo bene. Si mise a leggere il libro e il risultato furono soldi, soldi e ancora soldi. Lesse il libro senza sosta ed ebbe tutti i soldi che voleva. E con quei soldi divenne un ricco mercante. Signore, signore, scegliete! Tende blu, blu oltremare, azzurre, celesti, blu pastello, blu cielo, beige, sabbia, grigio, grigio argento, stoffe, flanella, 140, 130, 110 di larghezza, seta della Cina! Uso gli altri come voglio, perché io so, mentre gli altri credono di sapere. È un libro, una cassaforte. Bisogna solo aprirlo e tirar fuori. Si può avere tutto, tutti i desideri. Tanto si deve morire. Ma prima una cosa, poi un'altra. Tutto, tutto. E poi niente, solo cose false, morte, vuote, solo corteccia. Oh, le belle cose di un tempo, le cose vere, quelle di tutti, quelle che non ci sono più, le sole che contano. Quando eravamo seduti sull'erba, era bello ascoltare, toccare. Le cose di tutti non costano niente. Di tutti, non mie. Nel fine settimana la gente innaffiava i giardini, le ragazzine giocavano al girotondo e qualcuno riempiva sempre il tuo bicchiere. Le cose dell'anima, le sole che ci servono. Non hanno niente. Hanno tutto ed io che ho tutto, ma non ho niente. Satana, Satana, mi hai derubato. Come fare? C'è nel libro. Gli altri sono felici. Come fanno? Suona il telefono. Pronto? Signore, è a proposito del suo conto corrente. Più tardi. Suona ancora il telefono. Più tardi, le ho detto. Ma tu, libro, tu sai come fare per essere come prima? Mi invidiano come nessun uomo è stato invidiato. Sono morto, estraneo alla vita. Sono ricco, enormemente ricco. Sono morto tra i vivi. Buongiorno, signore. Che volete? Vorrei parlarvi.
Ma permettetemi, le voglio spiegare. Signore, ho tante cose da mostrarle, delle curiosità. No, grazie. Ma signore, per carità. Tenete. Ho anch'io la mia dignità. Niente che non abbia guadagnato. Le mostro le mie cose. Degli anelli, orologi, collane. Uno specchio, un ritratto incorniciato. Quello che può interessarvi. Quanto? Tra amici ci si mette d'accordo. Vi permetto di usarlo. Concorderemo il prezzo più tardi. Cuffiano e Circello, sempre avanti, dritto va, dove va, così, tanto ha camminato, il ruscello, poi il ponte, chi lo sa? Non lo sa neanche lui, sa solo che ha fallito perché non gliene importava più nulla, si è sbarazzato di tutte le ricchezze. Non lo ha detto a nessuno. Tutto come prima, senza zaino e senza niente. Sulla strada di Circello. A causa di quel paese, o forse no, non è più lo stesso. Ha girato le spalle al suo paese. Un tempo passato, ha camminato, ha molto camminato. Ecco un altro paese. Pensa, entriamo. Vede una locanda, entra e ordina da bere. Si mette a guardare fuori attraverso la finestra. Suonano il tamburo a causa della figlia del re. È malata, non dorme, non mangia, non parla. Il re manda a dire: chi guarirà la figlia del re la avrà. Proprio in quel momento entra un uomo che saluta Giuseppe. Ciao collega, anche io ero un soldato e quando ti ho visto entrare mi sono detto andiamo a parlargli. Non avevi l'aria contenta e allora ho pensato di dirti che sarebbe stata una buona occasione per te. La figlia del re. Vedi, io sono già sposato, ma tu non rischi niente. Un medico. Tu vai e dici sono un soldato medico. Vale la pena. Perché no?
Perché no, dopo tutto. Arrivederci, collega, e grazie del suggerimento. Si alza, esce. All'entrata del giardino del re, le guardie gli domandano dove vada. Dove vado? Vado dal re! Tutto bene, il re mi ha ricevuto e mi ha chiesto: siete dottore? Certo, soldato medico. Bene, vedrete mia figlia domani. Il collega aveva ragione. Dopotutto, perché non io? Una donna tutta per me, dopo tanto tempo. Dovrebbe funzionare. Carte? Cosa dite? 7 di cuori? 10 di cuori? Tutti i cuori. Perché non io? Una donna tutta per me, la figlia del re. Eccomi di nuovo davanti a te. Hai torto se ti arrabbi. Eri ricco, considerato. Un colpo di testa. Sei finito. 7 di cuori, 10 di cuori, ti sentivi fortunato, guarda. Peccato che solo io ho il modo. È vero quello che dice, mi tiene in pugno, solo lui ha il modo, io non ho niente. Coraggio, battiti, saltagli addosso. Non è un uomo, non posso niente. Ma sì, tu puoi fare qualche cosa. Ti tiene in pugno perché tu hai ancora dei soldi suoi. Liberati di quel denaro e sei salvo. Gioca a carte con lui, vincerà. Vuole giocare?
Ho dei soldi. Come? Ho detto, vuole giocare? Caro amico, ma molto volentieri. Vincerà, vince sempre, tu perderai, è finito. Oro, banconote, monete. Molto bene. Quanto? 10 centesimi al punto. 100 volte di più al punto. Attenzione, niente libro, niente violino, solo le briciole. Dopo sarà la fine. Non avrai più nulla, niente. Solo la fame, fame, fame. Tu andrai a piedi nudi, tutto nudo. Centomila! Dico 100.000! Sei pazzo! 500.000! Piano, signore, piano! Tutti i miei soldi! Regina di cuori, asso di picche, asso di picche. Vedi, vedi, adesso cade. Aspetta, adesso alzati. Dagli da bere, si rimetterà. Bevi alla sua salute. Tenga, si rimetterà. Le dico di bere. Avanti. Lei sta abusando. Ora lo posso dire, sicuramente guarirà!
Vengo subito, ora posso tutto. Vengo, oso, perché ci siamo ritrovati. Vengo, mi sento forte, sono scampato alla morte. Thank you.
Non si può essere quello che si è e quello che si era. Bisogna saper scegliere. Non si ha il diritto di avere tutto. È proibito.
Una felicità è tutta la felicità. Due è come se non esistessero. Io ho tutto, pensa il soldato, ma poi lei gli dice: io non so ancora niente di te, raccontami. E che tempo fa, laggiù, quando ero soldato, laggiù in fondo, da mia madre, nel mio villaggio, lontano, molto lontano, ho dimenticato il cammino. Lei lo guarda e gli dice: se andassimo, se andassimo, sai bene che è vietato, faremo presto. E non lo saprà nessuno. Anche tu ne hai voglia, lo so. E allora il soldato pensa: forse mia madre questa volta mi riconoscerà. Verrà ad abitare con noi. E con questo avremo tutto. Sono partiti. Stanno per arrivare. Lui arriva per primo. Lei è rimasta indietro. Ha 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 ha.